Il TG Wine è presentato da Caffè Portofino. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con il TG Wine, news ed eventi dal mondo del vino. L'Italia ferma l'Unione Europea ed insieme ad altri 9 paesi, tra i quali Francia, Spagna, Olanda e Polonia, ha votato contro la proposta della Commissione Europea del programma di lavoro annuale 2023 per la promozione dei prodotti agricoli ed alimentari. La manovra di circa 186 miliardi di euro voleva escludere dai fondi per la promozione vino, carni e salumi. In Italia è arrivato il vino novello. Il via libera, anticipato di quasi 3 settimane rispetto al concorrente francese, il Beaujolais, vede l'immissione nel mercato di circa 6 milioni di bottiglie. E andiamo ora a Cisterna di Latina, dove si è svolta a Palazzo Caetani la prima edizione di Vini a Palazzo. Sentiamo com'è andata dal delegato AIS di Latina, Umberto Trombelli. Siamo alla fine di questa prima edizione di Vini a Palazzo, com'è andata? Beh, direi veramente molto bene, una kermesse molto interessante che ha visto protagoniste 70 cantine circa da tutto il territorio laziale e qualcosa anche limitrofo, perché il cuore di questo evento era fare diffusione culturale di una cultura importante. Il Lazio soffre di troppi malelingue e troppi compromessi sbagliati negli anni. Oggi non è più il fanalino di coda dell'Italia, al contrario, è uno dei laboratori sperimentali più importanti sulla viticoltura e la vinologia italiana e nel mondo. Quindi dobbiamo essere orgogliosi del nostro patrimonio e portarlo a conoscenza di quante più palati e persone possibili. L'intervista completa la potete trovare sui nostri social. E siamo arrivati al momento del nostro partner Wine Go Shop, l'eccellenza dei sapori a portata di click. Facciamo entrare in studio la sommelier Sara Cappanna. Ben trovata, Sara! Ciao Serena, ciao a tutti gli amici di Decanter. Allora, è il momento di Wine Go Shop, io direi di ricordare subito ai nostri followers il numero del loro personal sommelier 380 1875 585, dove poter chiamare per tutti i consigli sul vino. Allora Sara, con te invece per tutto il mese di ottobre abbiamo parlato della promozione di Cantine Fina, quindi una cantina siciliana. Oggi invece torniamo sul continente, giusto? Sì, esatto, è terminata la promozione, ma non terminano le offerte sul sito di Wine Go Shop. Siamo nel cuore della Maremma Toscana con le Gessaie di De Sode di Sant'Angelo. Si tratta di un vino bianco che viene prodotto in questa tenuta che si estende per 40 ettari nel cuore della Maremma Toscana, come dicevamo. Il vino è in promozione al 20%, con il 20% di sconto su Wine Go Shop. È un vino bianco con gradazione alcolica di 13,5 gradi, fa una vinificazione in tini di acciaio inox a temperatura controllata e a seguire un lungo affinamento surlì. È di colore giallo paglierino con riflessi dorati, al naso risulta elegante, con sentori sia di pesca gialla leggermente acerba, ma anche di frutta esotica matura. E poi ci sono dei richiami di rosmarino e salvia mediterranea. In bocca è intenso e avvolgente, con un finale fresco e sapido e una lunga persistenza anche. Come lo vogliamo abbinare? Come lo vogliamo abbinare? Cara Sara, perché noi questo vino lo conosciamo molto bene, perché te non sei venuta, ma noi siamo andati anche proprio in azienda, alle Sode di Sant'Angelo, che ha proprio un terreno particolare per questo vermentino, appunto con degli affioramenti proprio di gesso che noi abbiamo visto in cantina. Adesso dobbiamo tornare insieme. Devo rimediare assolutamente. Esatto, esatto. Allora, con che lo abbiniamo questo vino? Innanzitutto va benissimo come aperitivo, può essere abbinato con tutti i piatti a base di pesce, ma anche con formaggi di media stagionatura e salumi. Bene. Temperatura di servizio, lo dimenticavo, 10-12 gradi. Diamo che è importantissima per i sommelier. Poi la temperatura giusta a volte insomma esalta proprio anche i sentori del vino, sia al naso che in bocca. E, è un'azienda insomma storica per Wine Go Shop,
all'interno del blog c'è anche una nuova rubrica, Senti chi parla, dove c'è il sotto la quercia, sempre dell'azienda, le storie di Sant'Angelo che si racconta, che è un Merlot in purezza. Bene, Sara, allora, grazie del tuo intervento e noi come sempre ci vediamo giovedì prossimo. Grazie a te, Serena, a presto. E siamo giunti alla pagina degli eventi. Iniziamo con il Merano Wine Festival dal 4 all'8 novembre dal 1992, un incontro che riunisce centinaia di produttori, non solo di vini, ma anche birre, distillati, food e sigari. Sabato 5 novembre, due passi in vigna al Mercato Centrale di Roma, degustazione a cura di Vinario 4. Dal 5 al 7 novembre tornano a Roma i Vanne, i vignaioli artigiani naturali al mercato dell'altra economia. Il 17 novembre, giovedì, un appuntamento imperdibile, God Save the Wine all'Hotel della Via, Trinità dei Monti, l'evento sul vino più fashion della capitale, organizzato da Vino in Fieri. E finiamo con Tour di Vino. Il 12 e 13 novembre saremo alla Galleria Commerciale Gran Sasso di Teramo, 2 giorni alla scoperta delle eccellenze del territorio, con corsi di avvicinamento al vino gratuiti per tutti i partecipanti. I corsi saranno tenuti da noi di Decanter, quindi non potete proprio mancare. Bene, con questo è tutto. Mi raccomando, un like, una condivisione e noi come sempre ci vediamo giovedì prossimo. Cheers!